Sempre c'è qualcuno, ma siamo talmente bravi che sempre giriamo, una volta la fa uno, un po' la fa l'altro, e poi la fa l'altro. Allora è chiaro, dopo stai là, dopo dice, mi fa piacere perché finiamo, dice no ma giocate bene, lo so che giochiamo bene, ma facciamo, a me io capisco perché stiamo facendo un mercato molto intelligente, in modo di sfoltire e dare qualità, continuo a credere in questa squadra e quello che può fare, mi comincia a dare, non comincia, mi dà molto fastidio da tempo che gente che lavora da 6 mesi con noi fa questo tipo di errori, non li accetto, non li tollero, che vengano a condizionare così la partita. Perché di solito io, allora, ognuno si deve prendere la propria responsabilità. Di solito assumo, difendo. Non difendo più. Io certe cose già non le difendo più. Non le tollero più. Perché state vedendo quello che io faccio dentro. Per la prima volta. Perché non è possibile. Il cervello se va usato. Io chiedo per favore, adesso è ormai finito, ma chiedo da luglio in poi, prima di prendere un giocatore facciamo un test di intelligenza. Sì, intanto tornando al discorso della settimana, ieri ho cercato di focalizzare l'attenzione sulla partita di oggi, però credo che oggi sia giusto sia ringraziare il direttore Acri per il grande lavoro svolto con noi e sia anche dare un benvenuto a Sebastiano per dargli un bocca al lupo e convinti che sicuramente potrà darci un grosso contributo per la sua esperienza. Poi nella partita, dove andare in vantaggio in superiorità ci ha un pochino fatto sedere. Abbiamo mollato di intensità, allungando le distanze tra i reparti, concedendo degli spazi a una squadra che ha qualità e che ci ha messo giustamente in difficoltà. Poi al secondo tempo si è tornati in campo con la nostra intensità, senza concedere ripartenze, creando il pareggio e anche la situazione. C'è un giocatore che ha delle caratteristiche, che è un gruppo sano, che ha voglia, perché ho visto che ha molta voglia, e sicuramente potrà darci un la squadra avrebbe espresso con capitano. Sull'1-1 ha temuto che potesse finire in pari la partita. La certezza non c'è mai di andare a vincere, perché volevo andare a qualità e sono di buoni giocatori, però poi quando ho rivisto il secondo tempo tornavamo a metà nostra intensità, le nostre anche qualità nelle catene, ma poi sono diventato più fiducioso, sono andati secondo me in vantaggio e con merito e anche creando situazioni importanti dopo. Una curiosità, Falletti l'ha tolto perché si è fatto male? Cioè crampi. Mister, in conclusione ci ha detto Enrico Zampa che nello spogliatoio vi siete un po' guardati e avete detto questa partita in superiorità numerica dobbiamo aggredirla perché è molto importante. Quali sono state le parole e se le è piaciuto poi l'atteggiamento della squadra in campo? Sì, no, perché non era facile cambiare atteggiamento, invece poi siamo tornati in campo con la nostra intensità, con la nostra voglia di sviluppare, di essere più positivi e creando bene e concedendo poco. Quindi un proposito centrato. Sì, ma questo gruppo segue. Grazie.